Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Meu papá jogava basquete quando havia 20 anos. E depois Luiz se andava a lavorar em uma fábrica. Mas Luiz sempre, desde piccolino, sempre me portava a jogar calcio. Anche mio zio, giocato in Flamengo, giocato in Nazionale Brasiliana Under 20. Mio zio che si chiamava Guto, lui è morto nel 2009. E anche lui sempre mi portava a giocare calcio, anche mio nonno ha giocato calcio della famiglia della mia mamma. E io, anche dopo che mio zio è morto, io sempre volevo essere calciatore, anche perché io sempre mi ispiravo in lui. Anche tutti i brasiliani sognano in giocare Europa, e quando è stato loro parlato per io venire qua, io è stato molto felice. Non ho pensato molto, ha detto va bene, io vado. Il campionato in Brasile che io giocavo in Velo Clube è più, un po' più tecnico, però è un po' più lento. Qua la Serie D è un po' più forza, non so se è il nostro girone, ma sono più cattivi, sono squadre che vogliono vincere. Tutta partita è sempre una guerra, è sempre difficile. Sì, Brasile tu fai sempre con la palla e non tanto tattico. Qua in Italia, anche Mister Zatarin all'estero, lui sempre fa la parte tattica, sempre vuoi che tu si posizioni in campo come vuoi lui. Mi piace giocare di difensore perché io sempre quando l'attaccante prende la palla, io disarmo lui. E perché la giocata è sempre costruita dalla difesa, tu sempre prendi la palla e puoi fare il tuo compagno giocare. Io sempre sono emozionato in campo, sì, perché non so, io sempre voglio vincere, sempre tutta partita, io sempre voglio fare meglio per la squadra. Anche qua, come all'estero, io sempre voglio vincere, non importa contro che squadra gioco, io sempre voglio vincere. Fai 6 mesi che io non vedo la mia mamma in Brasile. Anche Skype, io mai visto lei, perché è difficile, internet, questa roba in Brasile è un po' difficile. E manca un po' la famiglia, e sempre domenica, quando io parlo con lei, sempre dopo la partita che io chiamo in telefono, lei è un po' emozionata, la mia mamma, anche mio papà, anche io, ma io non dimostro tanto, ma io sempre, manca sempre la famiglia. Ma è così, questo è il mio lavoro e io sono qua per me e anche per loro. Sì, io non aspettavo che mister mi chiamava. Io volevo fare bene a Este, per lo tifoso di Este, per la squadra Este, ma io mai pensato in fare bene per venire qua. E quando mio compagno Coraini è stato convocato la prima volta, io mai pensato anche, voglio io andare. No, io ho pensato, no, faccio il mio lavoro qua, e se Dio permettere io vado. E quando Mister Gentili mi ha chiamato, io sono stato felice. Anche quando mi ha chiamato per giocare Viareggio, è un sogno. Tutti i ragazzi vogliono giocare, io ho stato questa opportunità. È incredibile. Io sempre ringrazio a Dio per stare con la salute buona, anche la mia famiglia, stare bene, anche per mio compagno di squadra, perché come anche la mia mamma dice, se io sono qua è perché Dio ha permesso che io sono venuto. The time of your life.